Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Giorgia Meloni al Presidente del Consiglio Conte, complimenti per il cinismo con il quale tentate di fregare la gente. Meloni l'aveva già scritto sulla sua pagina Facebook. La Fratelli d'Italia, il leader, sarebbe dovuto scusare. Conte aveva misure restrittive di novembre e di dicembre servivano a salvare il Natale. Questo non si è realizzato e il fallimento è confermato dai fatti. E su questo ha ragione Giorgia Meloni, non ve lo ricordate, Conte? Tutto questo serve per salvare il Natale. Facciamo le regioni con le zone gialla, arancione, rossa, tutto questo serve così. A dicembre facciamo tutti quello che ci pare e il virus come se fosse terminato per quella data. Giorgia Meloni dice, invece di scusarsi, come qualsiasi persona seria avrebbe fatto, il Presidente del Consiglio, nel chiudere l'Italia per il periodo natalizio, ha detto con sfrontatezza che è stato fatto tutto in tempo e con coscienza. Anche qui Giorgia Meloni fa notare la bugia giuseppiana. Tutto in tempo e coscienza, tutto in ritardo e in maniera abbastanza approssimativa. E poi Conte annuncia anche i ristori per le attività che saranno chiuse, quindi non solo per bar e ristoranti, ma per tutte le attività che troveranno e avranno un danno economico proprio dalle chiusure improvvise, perché il governo alla fine ha chiuso per 10 giorni l'Italia, quando ristoranti, bar avevano già preso le prenotazioni per Natale, per Capodanno, a mezzogiorno, la sera, magari avevano già comprato delle scorte alimentari e così all'improvviso si ritrovano chiusi. E così Giorgia Meloni dice: sui ristori va ancora peggio, per ora ci sono solo i soldi per bar e ristoranti, tutti gli altri sapranno qualcosa a gennaio addirittura, peraltro totalmente insufficienti. Perché tutti sanno che fare riferimento al decreto rilancio non vuol dire affatto ristorare il 100% della perdita di fatturato di Natale, ma appena il 15% di quello di aprile. Complimenti per il cinismo col quale tentate di fregare la gente, Presidente, dice Giorgia Meloni. In effetti, se voi fate il conto che ha parlato di 645 milioni di euro, le categorie dei commercianti hanno fatto un calcolo che la perdita per 10 giorni di chiusura sotto queste feste comporta una perdita di circa almeno 10 miliardi di euro. Il ristoro è 645 milioni. Se fate 645 milioni diviso 10 miliardi, trovate la percentuale 6,45%. È quanto il governo dà per ristorare. Quindi una perdita di 100, loro vi danno 6,45, cioè ogni 100 euro di perdita il governo vi dà 6,45 euro. Capite che è un ristoro, chiamarlo ristoro, nel senso è una piccola elemosina che non serve neanche per prendersi un caffè, realmente, anche se l'importo può sembrare enorme, 645 milioni. In realtà, rispetto alla perdita di 10 miliardi, sono pochissimi. Giorgia Meloni poi dice che è la solita insopportabile confusione nel presentare le misure. È tutto surreale, dice Giorgia Meloni. Comunque è un decreto, giusto? Beh, ne discute immediatamente in Parlamento. Siamo disposti a lavorare a Natale e Capodanno, ma pretendiamo di fare la nostra parte per provare a migliorare il pessimo lavoro fatto da questo governo. E in realtà molti italiani non hanno più capito che cosa devono fare, non fare, perché si sono sommate talmente tante cose che adesso gli italiani dicono: ma il coprifuoco c'è più, non c'è più, zona gialla, arancione, rossa, Natale, posso invitare due persone che però
con i figli minori di 14 anni possono venire, però non possono fare, non possono essere prima andati in un'altra casa, devono venire di... È tutto una cosa complicata, nel senso che invece di dire si fa questo e si fa quello, no, il 24 fai una cosa, il 25 ne fai un'altra, il 27 ritorni a farne un'altra ancora, però poi ci sono le regole nazionali, quelle per regione, è una cosa veramente che gli italiani dovrebbero prendere carta e penna, vedere alcuni video dove spiegano esattamente le cose e prendere appunti. Il 25 posso fare questo, il 26 posso fare questo, il 31 di dicembre quest'altro, il 1 di gennaio quest'altro, vado a comprare da mangiare in questa data, se no poi non trovo più niente, oppure trovo i negozi chiusi, avevo dimenticato un regalo di Natale. La confusione è veramente alta. E così vedremo adesso che cosa succederà in questi giorni, perché alla fine quello che aveva chiesto Salvini di discutere con Conte, di discutere proprio su queste chiusure, non c'è stata. Non c'è stata la discussione sulle chiusure, come non c'è stata neanche la discussione sulla riapertura delle scuole, che doveva avvenire e dovrà e avverrà il 7 di gennaio. Quindi quel fatidico, adesso ci parliamo, ci incontriamo fra qualche ora, fra qualche giorno, tra Salvini e Conte, non è mai avvenuto. Dovevano parlare di manovra, di recovery fund, di scuola, di chiusure, non c'è stato nessun incontro, solo una promessa, perché Conte fa così, continua a dire sì sì ci vediamo, adesso ci mettiamo d'accordo, e poi lascia cadere le cose, proprio come i peggiori ipocriti e falsi che voi potete conoscere, quelli che davanti vi dicono sì sì sì, adesso, come in azienda quando parlate col capo, sì non ti preoccupare, adesso ci parlo io, vedo io, poi dite ma ha fatto qualcosa? Niente, ecco. Qualcosa del genere Conte, un bel personaggino. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Se volete, nella community del canale trovate anche lì dei sondaggi e dei piccoli articoli che potete commentare. Arrivederci a tutti al prossimo video, se volete tra circa 20-22 minuti ci sarà disponibile un altro. Arrivederci a tutti.